Ebbene sì, dopo 8 anni sono riuscito a fare una competizione, sono riuscito a fare una gara che era da così tanto che non facevo e devo dirvi che mi era mancata quella sensazione, quella voglia di essere davanti, quell'adrenalina nell'andare a cercare le posizioni, quella voglia di competere che era da tanto che mi mancava. Mi sono allenato sì per tanto tempo, ma la gara è tutta un'altra cosa. E nello scorso video abbiamo visto che nelle ultime settimane non me l'ero passata benissimo. E come penso potete sentire dalla voce, mi sono ammalato. Per fortuna nella settimana della gara mi sono un attimo ripreso, forse non ero al top della condizione, ma sono comunque riuscito a correre. Ma come sarà andata? Nel video di oggi lo andiamo a vedere passo per passo e vediamo tutto quello che è successo, perché ce n'è da raccontare. Prima della gara, una cosa da non sottovalutare è stata la preparazione di tutto. Prima la bicicletta e poi anche tutto il vario abbigliamento, perché anche se la gara si faceva al mare, anche se la gara si correva nei primi di settembre, quando normalmente fa caldo, questo weekend, il weekend della gara, non è stato molto bello, anzi è stato anomalo per le sue temperature e per il tempo, perché ha piovuto per una parte della gara. E quindi mi sono dovuto attrezzare, ho dovuto portare tutto il vario abbigliamento e tante altre cose. E ora andiamo a vedere nel dettaglio prima di tutto la bicicletta. Tanto bicicletta pronta, pulita, profumata, lucidata anche per la gara. Ho pensato un po' su quali copertoni mettere. Ho optato per questi Maxxis Aspen, che hanno un disegno molto veloce. Ho già provato il circuito anche in condizioni di bagnato e ho visto che c'è comunque tanto grip, quindi comunque ho optato per loro e non per gli Acison Kraken che ho, che sono più da fango. Per il resto non ho fatto modifiche e andiamo a vedere poi tutto il resto. Esatto, questo è stato il mio setup della bicicletta e adesso, dopo che è stata fatta, devo dirvi che ho azzeccato sia i copertoni sì, la loro pressione, e almeno di questo sono molto molto contento. Ovviamente prima di partire l'ho pulita molto bene, penso che si è visto dal video, anche se dopo il primo turno la bicicletta era sporchissima di sabbia, visto il fango che c'era in certi punti, ma dopo ci arriviamo anche al discorso fango, perché qualcosina è successo, non a causa mia, ma dopo ve lo racconto, e anche tutta la sabbia che c'era, perché il percorso aveva tanti punti dove c'era la sabbia. Se non avete visto il percorso vi consiglio di andarlo a guardare qui in alto a destra, perché ero riuscito ad andare a fare la ricognizione qualche giorno prima e ho fatto anche il video del tracciato. Tracciato che, ve lo anticipo già adesso, era carino, era molto veloce, quindi serviva tanta gamba. Non era molto tecnico, c'era giusto un boschetto, anzi due boschetti diciamo, con dei single track che, se eri lucido, che se avevi la gamba riuscivi poi andare a fare la differenza. Ha piovuto? Sì, ha piovuto per all'incirca 1-2 ore durante la gara, aveva piovuto prima e questa cosa ha aiutato il terreno ad avere ancora più grip. Difatti, secondo me, se era asciutto non si andava così veloce in quei pezzi tecnici soprattutto, e quel giorno, magari nel momento della pioggia, un po' di meno grip c'era, dopo ha asciugato un attimo e il terreno teneva tantissimo. Anzi, nei pezzi tecnici, quando ero da solo, quando potevo farla a velocità che volevo io, prima delle curve cercavo di frenare il meno possibile, anzi cercavo di non toccare proprio i freni per evitare di perdere più velocità possibile. E come mi sono attrezzato però con l'abbigliamento, perché non facendo parte di una squadra potevo mettermi durante la corsa tutto l'abbigliamento che volevo, e sono partito bello carico con tantissime alternative di abbigliamento. Vediamo velocemente anche tutto quello che mi porto via, sia da vestire che da mangiare, perché purtroppo il tempo sarà brutto. Dalle 17 in poi mettono pioggia, quindi molto probabilmente due delle tre ore che devo fare le farò sotto la pioggia, e quindi mi devo un attimo attrezzare con l'abbigliamento giusto, con le luci e con dei vari cambi. Quindi andiamo velocemente a vedere quello che dovrei utilizzare per la gara. Quindi questo è il casco elemento che utilizzerò sicuro nelle prime due ore di gara. Questo è il mio Eco R14 con già la luce frontale messa. Per correre dovrei utilizzare questi pantaloni, questa maglietta penso, in alternativa ho anche questa, con, spero di mettere, vediamo se non fa troppo freddo per la parte della pancia, il base layer aerodinamico. Avrà senso? Non penso, lo metterò comunque? Penso proprio di sì. E qua diverso abbigliamento, tipo antipioggia, un po' di giacche primaverili, ne ho tre in realtà, un altro abbigliamento corto,
una maglia termica primaverile, dei gambali, manicotti, un antipioggia e spero che mi bastano. Ebbene sì, ho portato un po' di tutto e se ve lo state chiedendo, poi la gara l'ho corsa i primi tre turni con la maglietta, ecco che vi ho fatto vedere, con sotto il base layer aerodinamico, perché comunque dovevo mettere un intimo. Gli ultimi due turni invece ho cambiato la maglietta, perché soprattutto anche per il tempo si era molto bagnati, e ho messo un intimo normale di quelli che ho portato via e una maglietta nera classica. Sono sempre rimasto in nero, anche perché non c'era sole e quindi non dava fastidio, e secondo me è anche più bello vestirsi di nero, soprattutto io che non sono molto in forma, il nero toglie un attimo quelle lineette che non sono bellissime da vedere. E discorso alimentazione, questo è tutto quello che mi sono portato. Diversi gel, ne porto via qualcuno in più, queste barrettine di frutta che sono belle zuccherate, dovrebbero andare bene. Il carbo da mettere nella borraccia e Haribo a volontà, soprattutto nei momenti dove non correrò. Ho cercato di mangiare il più possibile di tutto quello che ho portato via, ma a un certo punto forse ho esagerato, dopo lo vediamo cosa è successo più o meno a metà gara. E devo dirvi che intanto mi sono trovato bene con tutto quello che ho portato via, ma forse non ero abituato. Andiamo a vedere assieme la cassetta degli attrezzi che mi porto via, sperando in realtà di non utilizzare il giorno della gara, in caso dovesse capitare qualcosa. Speriamo di no, bisogna comunque essere preparati, e vi faccio vedere tutto quello che mi porto dietro. Allora, intanto questa è la cassetta che sono riuscito a riciclare. All'interno ho cercato di portare non troppe cose, anche se in realtà sono riuscito a riempirla, ma ho portato un po' di tutto in modo tale che se capita qualcosa riusciamo a sistemarla senza problemi, tipo olio, vari anestesolanti, grasso, chiave per i raggi, chiave per smontare il pacco pignon con qua sotto anche la frusta, tutte le varie chiavi per i dischi, dovesse capitare qualcosa delle manopole, un disco che poi metto all'interno di ricambio, una chiave ovviamente per il disco, qua ci sono vermicelli, valvole di ricambio, camera d'aria, un metro, dei panni per pulire la bici, il pulitore dischi, il pulitore per la cassetta, ovviamente molto importante la pompa per gli ammortizzatori con dei vari cacciaviti, smaglia catene, una pinza, delle brugole, non ne ho messe troppe, giusto l'essenziale, delle Torx, una piccola dinamometrica, e se dovesse capitare poi ovviamente c'ho il liquido per i tubeless e anche i smontacopertoni, sia questi che questo, che è molto comodo quando andiamo a togliere i tubeless. E direi che dovrei aver preso tutto. Andiamo a vedere poi cosa è successo il giorno della gara. Siamo partiti attrezzatissimi perché eravamo una coppia di due, siamo partiti con un furgone bello pieno, avevamo questo bel gazebo dove sotto abbiamo messo le nostre biciclette, abbiamo messo un paio di rulli, un tavolino che ci ha servito moltissimo per mettere il mangiare, per posare le nostre cose, e un ringraziamento va anche agli sponsor che ci hanno assistito in questa bellissima avventura, che sono stati 3FG impianti elettrici, il Macondo Bar e CP macchine agricole. Arrivati abbiamo creato la nostra postazione, abbiamo fatto le classiche cose, quindi andare a ritirare i numeri, andare alla riunione di gara, abbiamo aspettato finché poi è arrivato il vero momento della gara. Ebbene sì, dopo tanto parte la gara, io guardo la partenza perché essendo in due non ho fatto la partenza, c'erano tanti tanti corridori davvero a partire, e c'era un bel serpentone di gente che voleva correre, immagino che tanti da quello che ho visto l'hanno fatta giusto per, e tanti l'hanno fatta per competere invece. Ce la siamo gestita così la gara, il giro si faceva all'incirca dai 15 ai 18 minuti, dopo vi faccio vedere anch'io in che velocità sono andato, i 15 minuti giravano i pro che andavano molto forte. Siamo partiti facendo due giri a testa, pensando poi di fare tre giri a testa, ma poi qualcosa è cambiato e quindi siamo rimasti sempre su due giri a testa per essere più competitivi, per cercare di fare il giro più veloce possibile, perché si parte, facciamo i primi due giri, c'è il primo cambio, entro in azione io. Devo dire che rispetto a quando correvo ero molto molto tranquillo, non avevo pressioni che magari una volta potevo avere, l'ho notato subito perché mi sono accorto di questa cosa appena ho messo la fascia cardio, ho visto che avevo 88
8 battiti, battito classico che tengo normalmente in una giornata. Ho un ricordo che quando correvo mettevo la fascia cardio, avevo sempre i battiti più alti del solito, e questa è una cosa che sicuro ha aiutato, non aver pressione, partire proprio tranquilli. Ritorniamo alla gara, parto, mi trovo subito in un gruppetto di testa, perché appena ci diamo il cambio siamo in quarta posizione, di coppia erano 25. Siamo partiti sapendo di esserci allenati abbastanza bene, di avere una buona condizione, però erano anni tutti e due, io e il mio compagno, che non facevamo gare, che non avevamo quel ritmo folle che si può fare. E quindi l'abbiamo presa un po' come andava. Però arrivati già al primo cambio in quella posizione, per quello vi anticipavo prima, che ci davamo il cambio ogni due giri per tenere un ritmo sempre più alto, abbiamo capito che potevamo fare un bel risultato. E quindi ci abbiamo creduto. Parto io, come vi anticipavo prima, i primi due giri sono stati folli. Ho tenuto, vi dico anche i tempi sul giro, 16.36 il primo giro e 16.25 il secondo giro, con rispettivi 185 battiti medi il primo giro e 181 battiti medi il secondo giro. Il cardio, che era l'unica cosa, diciamo, che mi ero portato dietro, perché non ho il misuratore di potenza sulla mountain bike. Sono arrivato alla fine di questi due giri comunque tenendo sempre una buona posizione, avevo perso giusto una posizione al secondo cambio, eravamo quinti, e ero arrivato stremato. Non ero abituato a tenere quei ritmi che erano folli per una persona come me che non è abituata, ma comunque sono riuscito a tenerli. Il problema è che sono arrivato che ero morto. Giusto un esempio per farvi capire quanto cotto era la stamina che segna il Garmin. Normalmente quando faccio un giro anche di tante ore, parto che sono a 100 e arrivo che sono in circa 50-60 e sono comunque stanco. In quei 33 minuti che ho fatto sono arrivato che avevo all'incirca 15-20% di stamina, quindi ero già capo. Ovviamente vi lascio qua il grafico del Garmin per farvi vedere. Passato il primo turno ho cercato di alimentarmi il più possibile per recuperare in quella mezz'ora che avevo. Nel momento di recupero cercavo di andare in bagno e cercavo poi di mangiare il più possibile. Parte il secondo turno e si va sempre a manetta e si tiene quel ritmo folle. Da quel secondo turno ho calato un po' la natura, perché primo giro del secondo turno ho girato sempre in 17.27 e poi secondo giro ho abbassato la natura, ho girato in 18.09, più o meno 18 poi è stato il tempo che ho tenuto in tutti poi i prossimi giri nei cambi successivi. Ma dal terzo turno in poi ho cercato di tenere sempre lo stesso iter, quindi pausa, mangiavo, bevevo, cercavo di riposarmi il più possibile, andavo in bagno e poi ripartivo. Inizia a piovere, la pioggia a me non ha dato fastidio, anzi ero molto tranquillo, e il problema è che forse non ero abituato ad assumere tutti quei carboidrati che ho assunto durante quel giorno, quindi mi è venuto giusto un po' di mal di pancia. Non a caso il terzo turno, che comunque ero anche abbastanza fresco, era giusto il turno a metà, il primo giro è stato uno dei giri peggiori che ho fatto, ho girato in 18 e 19. Quella era una delle cose che magari può aver influito all'interno di quel giro. Un'altra cosa che ho notato, che tanti che magari facevano la gara giusto per ti bloccavano in diversi punti, e esempio nei single track dicevi destra o sinistra, la maggior parte delle persone ti faceva passare, però ogni tanto ho beccato anch'io qualcuno che non voleva farti passare e andava davvero piano. E se guardiamo nell'economia generale della gara, questa cosa è una cosa che può aver influito, perché poi a fine video vi svelo la posizione che siamo arrivati, e la posizione giusto avanti di noi è arrivata a proprio pochi secondi, e quindi chi faceva da tappo un po' ha influito anche nell'economia generale della gara. Proprio in quei turni ho trovato una persona che mi ha tappato un bel po' in un single track e un'altra persona che mi ha chiesto di passare. Normalmente chi mi chiedeva di passare li facevo passare molto volentieri, perché almeno mi potevo accodare, e se ti chiedevano di passare, quello che ho notato di solito era gente che andava tanto più forte di me, e quindi se sentivo qualcuno li facevo passare molto volentieri, così mi accodavo oppure provavo ad accodarmi, perché certi facevano dei ritmi proprio tanto più alti. A un certo punto mi passa una ragazza, sento tutta disperata che mi dice destra, 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 la faccio passare. Vedo che già ai primi metri non è che dovevo farla passare, andava più piano di me. Subito dopo penso, vabbè, adesso la passo subito. C'era un punto dove c'era una bella puzza enorme di fango. Io non ho mai avuto problemi a passarla, per fortuna, anzi, avendo un background da ciclocrossista, ero abbastanza abituato a trovare dei punti così fangosi e quindi sono sempre stato tranquillo. Come ho detto prima, ho fatto passare questa ragazza appena prima di questa pozza, non è riuscita a passarla, quindi mi sono trovato proprio in mezzo, fermo. Anche là ho perso un bel po' di secondi. E niente, sono cose che purtroppo succedono in gara
e sono cose che nell'economia generale di questa gara hanno poi anche influito nel risultato. Ma andiamo poi a vedere cosa è successo negli ultimi giri, perché rimaniamo all'incirca in quella posizione, dalla quarta alla quinta, sesta posizione. Ci troviamo all'ultimo cambio, l'ultimo cambio dove mi sono un attimo ripreso, non avevo più mal di pancia e ero un mix tra non vedevo l'ora di finire la gara, ma volevo spingere anche per riprendere le posizioni. Ci troviamo settimi, abbiamo perso 3 posizioni da inizio gara. Non bene, eravamo là e l'obiettivo poi era diventato arrivare nella top 5. Quando si dice che la fame viene mangiando, essendo poi degli agonisti, ti viene voglia di correre, ti viene voglia di arrivare davanti, quindi l'obiettivo era andare a riprendere i concorrenti che avevamo davanti. Negli ultimi giri poi si è anche alzato il vento. Se guardiamo il giro come è fatto, nella prima parte si saliva verso la spiaggia, nella seconda parte si scendeva verso l'arrivo. Nelle ultime 2 ore, diciamo, di gara l'aria si era alzata tantissimo e soprattutto andare sulla spiaggia, se ti trovavi da solo o non avevi un qualcuno davanti dove ti potevi accodare, non a caso quello che vi avevo detto prima, se ti passava un qualcuno che andava più forte di te in quel punto dove c'era tanta aria, appunto, ma davvero tanta, ti dava una grande mano per andare più forte. Negli ultimi giri non ho praticamente trovato nessuno, anche perché sicuramente tanti poi si sono ritirati, visto il tempo e visto anche la lunghezza di questa gara, e ogni giro andare in su verso la spiaggia si faceva tanta tanta fatica, e penso di aver trovato forse una persona negli ultimi 2 turni o forse 2 persone che riuscivo poi a stargli un po' a ruota in quella zona. E siamo arrivati già all'ultimo cambio, quindi passata quella zona dove c'era tantissima aria, ho cercato sempre di spingere il più possibile. Sempre ho cercato di tenere il mio ritmo. Siamo arrivati all'ultimo cambio, faccio i miei ultimi 2 giri che non vedevo l'ora di finire, ma ho cercato sempre di spingere fino all'ultimo metro. Do l'ultimo cambio al mio compagno, lui fa l'ultimo giro e bene sì, siamo arrivati poi sesti. Abbiamo recuperato una posizione nella parte finale e rimane poi però il peccato, perché la quinta posizione, che poteva essere una bellissima top 5, era appena ad 1 minuto da noi, e anche gli altri posizioni davanti, i quarti e i terzi, erano poco più avanti di noi. Per questo vi dico, quelle persone che ci hanno tappato o quella ragazza che mi ha giusto fatto da tappo su quella pozza, nell'economia generale della gara ha poi influito anche nel risultato, perché 1 minuto in 6 ore è davvero poco. Ma oltre a questo devo dirvi che sono soddisfatto di quello che è successo, sono stato molto contento di tornare a correre, di indossare il numero sulla schiena e andare a competere con gli altri. Dopo così tanto tempo mi sono davvero divertito e chissà che prossimamente non mi viene voglia di fare anche altre gare. E se siete arrivati a questo punto del video, mi raccomando, commentate qui sotto cosa ne pensate, cosa vi è sembrata la mia gara dopo così tanto tempo che non correvo. E se non l'avete ancora visto, vi consiglio di vedere il video dove vi andavo a parlare della preparazione, oppure trovate anche qua sopra il video del circuito della gara. E detto questo, io vi saluto e ci vediamo alla prossima!